Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Sempre più spesso nei social, che sia Instagram, Facebook o Telegram, mi chiedete quale smartphone acquisteresti con una determinata cifra in questo momento, oggi, tanto per intenderci, no? Proprio ieri un utente di voi mi ha chiesto: ho un budget massimo di 200 euro, cosa compreresti tu come smartphone tuo principale, insomma, quale smartphone andresti ad acquistare, senza specificare troppo l'uso del prodotto, ma chiedendomi proprio, secondo il mio punto di vista, qual è il miglior prodotto rapporto qualità-prezzo con una determinata cifra, appunto 200 euro o anche meno. Ecco ragazzi che quindi quando ho visto questo a meno di 200 euro non ho potuto non comprarlo e non posso oggi non portarvi una chiacchierata su di lui, no? A distanza di mesi dalla sua uscita. Poi a questo prezzo è davvero davvero irrinunciabile. Quindi da oggi ho deciso di far partire una nuova rubrica, se siete d'accordo, il miglior smartphone del mese. Cioè quello smartphone che, insomma, a distanza di un annetto o circa, rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo. Però acquistandolo, provandolo un pochettino e raccontandovi la mia esperienza. E soprattutto per dirvi se è o non è effettivamente un best buy oggi. Però cazzo ragazzi, a questa cifra è davvero irrinunciabile, ve lo dico già. Prima di cominciare con questa chiacchierata ragazzi, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, quindi fatelo, attivate la campanellina, mettete un bel like per supportare questo progetto, ma soprattutto ricordatevi di seguirmi in tutti i social, Instagram e Telegram. Ma adesso cominciamo. La copertina, come avete visto, mette in evidenza due prodotti con prezzi completamente differenti. Da una parte abbiamo l'ultimo nato della famiglia Xiaomi, il Mi 10 Pro 5G, uno smartphone da 999 euro, contro questo, che ragazzi, adesso, attualmente, con i vari sconti, costa 180 euro, 200, 180 in base al giorno quando andrete ad acquistarlo, ed è un prezzaccio. L'ho utilizzato giusto qualche giorno, non l'ho spremuto molto, no, poi alla fine si sa già praticamente tutto su questo smartphone, però ho voluto comunque comprarlo, nuovo, scartarlo, l'ho voluto utilizzare per qualche giorno in questo periodo di quarantena, visto che tempo ne ho e quindi ci sta anche. E la prima cosa che ho pensato è: vediamo quanto schifo fa nel 2020 utilizzare uno smartphone da 200 euro dopo aver utilizzato smartphone da più di 1000 euro. Beh, non fa molto schifo. Lo so, tanti di voi si stanno chiedendo perché non vi ho ancora detto che modello è questo Xiaomi, e avete ragione ragazzi, ma dovete capire anche il sottoscritto, dovete stare qualche minuto in più a guardare il video, no? Quindi andiamo con ordine che poi vi dico tutto, calma. Direi di cominciare quindi dalla confezione di vendita, che è super completa. All'interno c'è una cover in PVC semirigida nera, un caricatore rapido di buona qualità e soprattutto un cavetto tipo C per la ricarica e la trasmissione dei dati. Prima di parlarvene nel dettaglio sono andato a vedere sia il mercato online che offline per capire a parità di prezzo cosa si può acquistare. Beh, vi dico che lo stesso smartphone ad avere lo stesso processore è il Galaxy A71 di Samsung. Certo, poi ci sono altre differenze, non c'è solo il processore, ma è giusto per dirvi che effettivamente lui sta oltre la soglia del 50% di prezzo rispetto a tanti altri dispositivi. Quindi ragazzi, vabbè, tolgo la pellicola, comincio la prima configurazione, metto la mia SIM, lui è comunque dual SIM con aggregazione di tutte le bande, infatti va in 4G Plus senza nessun tipo di problema, e devo aspettare circa un'oretta per poterlo utilizzare. Infatti lui ha ricevuto ben 3 update, portandolo ad Android 10 con le patch di sicurezza di gennaio 2020. Finita quindi tutta la configurazione, resto come la prima volta, un po' come uno scemo, no? A guardare questo pannello senza fori, senza notch, tutto cornici, con delle cornici poi molto sottili, non vedo le classiche curvature, sento un'impugnatura poi salda e penso: ma che fine ha fatto questo format? Cioè, l'anno scorso tutti gli smartphone avevano una fotocamera pop-up e per la paura che questa potesse rompersi sono spariti per tornare a mettere un foro frontale. Beh, è davvero un peccato, perché il format, le misure, insomma, e il design di questo dispositivo, secondo me, è tanta roba. E io che non faccio molti selfie, lo trovo davvero un peccato. Il display ottimo è AMOLED, non è un IPS, è Full HD Plus da 6,39 pollici con 403 ppi, il tutto incassato all'interno di una scocca in vetro e alluminio, che lo rendono un top, e poi ci sono dei dettagli che lo rendono ancora più aggressivo rispetto ad altri, il tastino rosso e poi alcune finiture davvero che lo rendono proprio un dispositivo maschio, se vogliamo, forse un po' tamarro, ma a me piace e piace davvero molto. Il sensore per impronte funziona molto molto bene, meglio di tanti altri dispositivi,
certo non è reattivissimo magari come l'ultimo Mi 10 Pro 5G, ma comunque funziona bene, è piuttosto preciso. C'è il display sempre acceso per le notifiche, il jack 3.5 per le cuffie, anche qui non manca, l'audio stereo, anche se non è dei migliori tra quelli che ho provato fino ad oggi, e soprattutto ragazzi sotto il cofano c'è il processore che lo rende un bel petardino, uno Snapdragon, non un MediaTek, non processori robaccia fatta in casa, quindi un processore, un signor processore, il 730. Un dispositivo del genere a questa cifra, con questo processore, con poi 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna non espandibili, sono davvero tanta roba. Ecco, l'unica limitazione, se vogliamo, di questo device è che non si può espandere la memoria interna. Abbiamo 64 GB per questa variante, che comunque sono più che sufficienti per tantissime persone. Ma parliamo di prestazioni pure. Allora, lui ha lag? No. Si impunta? No. È fluidissimo? Ni. Ragazzi, c'è da dire, non è un 855, non è un 845, è semplicemente uno Snapdragon 730. Il display è AMOLED, ma non è un 120, non è nemmeno un 90 Hz. Quindi, se io provo i miei dispositivi top e passo a questo, dico, beh, insomma, non è chissà quale mostro. Aspetti un paio d'ore, togli la testa e l'abitudine dal tuo top, lo utilizzi e dici, beh, a 180 euro ci sta alla grandissima. Perché comunque risulta fluido, veloce, reattivo, sicuramente superiore alla media rispetto a tanti altri dispositivi a parità di prezzo oggi nei suoi 180 euro. Per quanto riguarda l'autonomia, beh ragazzi, è un po' presto per dirlo, qui sotto il cofano c'è una 4000 mAh, c'è anche una ricarica piuttosto rapida, il processore si è confermato un buon medio gamma, soprattutto come rapporto prestazioni-consumi, quindi 730 e 4000 mAh di batteria sicuramente non dovrebbe deludervi. Non riesco a dirvi molto di più, comunque io nella mia giornata stress tipo in questi giorni dentro casa sono arrivato a sera con il 40%, quindi credo sia un'autonomia di tutto rispetto. Il reparto fotografico non è quello di un top di gamma, ci mancherebbe, ma non è nemmeno uno smartphone da 400-500 euro e sicuramente non si comporta nemmeno così male, però c'è da dire che sotto il cofano, o meglio fuori dal cofano, nella scocca troviamo un sensore principale da 48 megapixel f1.8, il secondo sensore è un 8 megapixel f2.4 con un zoom ottico 2x, e poi c'è un sensore grandangolare da 13 megapixel, mentre frontalmente, anzi direi sopra, visto che la fotocamera compare a pop-up, c'è una 20 megapixel f2.2. Allora, per quanto riguarda proprio la qualità delle foto in generale, secondo me sono sopra la media per un dispositivo da 180 euro, sicuramente inferiori ad un Samsung da 400 euro, finché non installate una G-Cam, che si può tranquillamente installare, visto che qui c'è uno Snapdragon come processore, a quel punto si difende molto molto bene. Però non vorrei star qui troppo a parlare di questo, perché comunque lo state pagando 180 euro e secondo il mio punto di vista è sopra la media qualsiasi altro dispositivo comprato a questo prezzo. Ho provato il GPS, funziona bene, il wifi è doppia banda, non mi ha creato problemi, il bluetooth è 5.0, ha l'OTG, ha l'NFC per i pagamenti, ha la radio FM e ha anche i servizi di Google. Che dire ragazzi, per questo mese di aprile lui secondo me è lo smartphone da acquistare se avete bisogno di un dispositivo sotto le 200 euro o intorno alle 200 euro, perché comunque è uno Xiaomi, quindi con una garanzia di aggiornamenti nel tempo che solitamente arrivano, un hardware davvero davvero molto interessante, ma soprattutto un design fantastico. Infatti lui costava molto di più, ma adesso a questa cifra secondo me non bisogna lasciarselo scappare se si vuole comprare una buona macchina alla cifra di circa 200 euro. Insomma ragazzi, spero questa chiacchierata vi sia piaciuta, come sempre se vi va, arrivate fin qui, ve lo dico di nuovo, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi in tutti i social, ma quello che mi interessa sapere da parte vostra è se secondo voi questo risulta essere davvero un best buy e soprattutto quale smartphone acquistereste voi intorno alla cifra dei 200-300 euro, e fatemelo sapere qui sotto tra i commenti, che potrei decidere di acquistarlo e portarvi una chiacchierata sullo smartphone che voi avete scelto, quello che sarà insomma più indicato dai vostri commenti. E adesso vi saluto, vado a montare questo video e noi ci vediamo prestissimo per un'altra chiacchierata sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao ragazzi e alla prossima. La devo fare così. Che dire ragazzi, per oggi è proprio tutto. Bene ragazzi, spero questa chiacchierata vi sia piaciuta, come sempre se vi da... Insomma ragazzi, spero questa chiacchierata vi sia piaciuta, come sempre, se vi va.
3, 2. Ciao a tutti ragazzi. 2, 1. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Sempre più spesso nei social, che sia Instagram, Facebook o anche Telegram, mi chiedete quale smartphone acquisteresti con una determinata cifra, no? In questo momento, proprio oggi, giusto per intenderci. Proprio ieri un utente. Ed è qui, ragazzi, che è nata la voglia di acquistare questo smartphone a meno di 200 euro e non ho potuto non comprarlo e portarvene.